40 anni fa moriva lo scrittore Tommaso Landolfi, originale e dimenticato maestro della letteratura fantastica italiana. Ce ne parla Adriano Montibuzzetti. C'è chi volle vederci un Kafka o un Joyce in salsa mediterranea, ma a 40 anni dalla morte Tommaso Landolfi, scrittore geniale e fuori dagli schemi, resta un caso a sé. Eccentrica, visionaria, umbratile, intrisa del romanticismo nero di Poe e di Hoffman, ma anche degli amati romanzieri russi, con quella di Buzzati e Calvino la prosa di Landolfi disegna il volto onirico e lunare della letteratura italiana del Novecento, con racconti e romanzi dove l'elemento grottesco e surreale crea immagini perturbanti che reinventano il nostro folklore. Classe 1908, aristocratico, antifascista, poliglotta, traduttore per sopravvivenza ma scrittore per vocazione sin dall'infanzia, come D'Annunzio Landolfi inventò uno stile e una lingua propria, un italiano fra l'erudito e il gergale che la sapiente frequentazione del dizionario impreziosiva di termini desueti. I premi, dal Campiello allo Strega, li accolse sempre con noncuranza. A Landolfi, dandy e dissipatore, il denaro serviva soprattutto per alimentare l'altra grande passione, il gioco d'azzardo. Era Pico, in Ciociaria, terra degli antenati e del Palazzo Avito che ancora attende di ospitare un suo museo, la meta a cui tornava per scrivere i suoi lavori intrisi di mistero e di humor sottile, ben diverso dai toni scontrosi con cui sempre allontanava cronisti e telecamere, con quest'unica ironica eccezione. Gli attori cinematografici riescono a tenere gli occhi aperti con questa luce? Beati loro!